premiati gli studenti ravennati e cervesi che all'ultimo esame di maturità hanno ottenuto il massimo dei voti. Erano tantissimi venerdì mattina alla scuola Ricci Muratori 100 centesimi che hanno ritirato i premi messi in palio dell'associazione di categorie della BCC. Un traguardo dal valore doppio, hanno sottolineato molti dei relatori oggi presenti, considerando gli anni di pandemia che hanno reso più difficile il percorso scolastico. Soprattutto poi in questa fase così difficile e dopo 2 anni complicati, al termine dei quali però siamo riusciti a fare un esame di Stato come si deve, un po' diciamo siamo ritornati al passato, ad un esame completo, sicuramente di soddisfazione per i ragazzi, sicuramente di soddisfazione per questi ragazzi che sono arrivati al massimo del risultato. C'è stato un grande impegno per affrontare la maturità, ora bisogna mettere un altro grande impegno per entrare nel mondo degli adulti. Sì, però devo dire che le occasioni non mancano, l'Italia è piena di corsi di formazione post diploma, di università, di opportunità di formazione di studio che per questi ragazzi così eccellenti sicuramente non mancheranno. Quello che mi auguro che loro possano fare è avere delle occasioni di orientamento, perché adesso la scelta è veramente importante. Comunque questi ragazzi hanno dimostrato veramente di essere dei bravi ragazzi, hanno superato questi 3 anni che sono veramente difficili, sono stati difficili perché complicati, ma hanno raggiunto questi punteggi che a mio avviso valgono il doppio di quello che potrebbe essere un periodo normale. E quindi noi come Confartigianato gli facciamo i complimenti e soprattutto gli auguri per il loro futuro, ma io penso che quando c'è la volontà e la passione si possono ottenere questi obiettivi sia nello studio che nel lavoro. Passione che adesso dovranno mettere o nell'università o magari nell'entrare nel mondo del lavoro. Ma allora qui il discorso è che in effetti il mondo artigiano, ma il mondo del lavoro ha bisogno di persone, quindi per quelli che certo ci sono qui persone, questi ragazzi che arrivano a 100 lode che avranno da studiare ancora, però ci sono anche quelli che magari decidono in futuro di andare a approcciarsi al mondo del lavoro e, se posso dire, nell'artigianato inizialmente magari se la remunerazione non è così elevata, però dobbiamo sempre pensare che quando un ragazzo inizia nelle nostre attività, nelle nostre botteghe, ha quel valore aggiunto di imparare un mestiere che può portarsi dietro per tutta la vita, anche se avrà nella vita altre opportunità di lavoro. Però secondo me è una cosa da tenere conto, visto anche i periodi e i tempi in cui stiamo vivendo. Oggi, come dicevamo prima, è forse il giorno più bello dell'anno scolastico. Sì, è il giorno più bello per i ragazzi che vedono coronare questo sforzo che hanno fatto col massimo dei voti e soprattutto, io direi, questa iniziativa che li vede al centro dell'iniziativa stessa, dove sono protagonisti e quindi si sentono riconosciuti dello sforzo che hanno fatto non solo dalla scuola, dai loro insegnanti e dalle famiglie, ma anche dalla comunità, diciamo, economica e sociale della nostra città, insomma. Che cosa dire adesso a questi ragazzi dopo il risultato che hanno ottenuto? Il territorio ha bisogno di loro, diciamo che il territorio può dare tantissimo in termini di formazione, di esperienza, di qualificazione professionale. Tutto questo si realizza, professionale non solo, si realizza se non smettono di impegnarsi come hanno dimostrato di saper fare, se non smettono di studiare, di applicarsi, insomma.